Benvenuti a Caro Edvelus, sede del potere longobardo e dei normanni, dove le storie e le tradizioni sono ancora vive. Pronto? Sto arrivando. Calvello ha tante cose da offrire ai nostri turisti. Abbiamo le ceramiche tradizionali col Museo della Ceramica al Castello Rufo Carafa, il Ponte di Sant'Antuono, il Convento di Santa Maria de Plano, il nostro bellissimo panorama e i boschi che sono veramente un grande patrimonio. E dall'anno scorso abbiamo anche il Movie Contest che attira qui tante persone che raccontano quello che non sempre siamo in grado di dire noi. Arte ceramica Valcamastra. I tartufi della collina lucana. Aziende agricole delle sorelle Volpe. Abbiamo la pasta fatta a mano. Santuario della Madonna del Monte Saracino. Ad Albano di Lucania abbiamo il centro storico. Museo del giocattolo povero e del gioco di strada. Il santuario della Madonna delle Grazie. E il parco avventura. La chiesa di San Nicola di Bari. Il castello Fittipaldi Antinori. Monastero di San Demetrio. Benvenuti nel paradiso. Questo è il santuario della Madonna di Monteforte. Qui invece siamo sulla vecchia ferrovia abbandonata e questa è la fermata di Monteforte. Qui siamo alla Roccia Magica. Per noi abriolani invece è Upieskr Rachele. Cioccolateria Le Delizie di San Valentino. Planetario Osservatorio di Anzi, il nostro sogno diventato realtà. Questa è la chiesa della Madonna del Monte Siri. Invece questo è il Museo Contadino di Anzi. A Campomaggiore abbiamo la città dell'Utopia. Questo è il nostro bellissimo museo di Vaglio Basilicata. Qui entriamo nel magico mondo di Leonardo da Vinci, l'unico museo in tutta il meridione ad avere le sue macchine. Questo è l'autoritratto originale di Leonardo da Vinci, che ha fatto il giro del mondo. Il santuario della Dea Mefitis. Siamo nel cuore della Lucania antica. Qui giacciono le tombe dei principi. Trivigno è un piccolo paese, ma ha tanto da offrire e ha anche tanti personaggi illustri. Alle mie spalle la diga Camastra, il cui territorio per la maggior parte ricade nel nostro comune. Alle mie spalle c'è il castello di Laurenzana, un castello di epoca normanna, che sovrasta la chiesa madre, dove sono conservate le spoglie del Beato Egidio da oltre 500 anni. Questa è l'abetina di Laurenzana, caratterizzata dalla presenza dell'abete bianco, unico territorio in Europa dove l'abete bianco convive con farri e cerri. Passato, presente, futuro, la Basilicata, una terra ancora da scoprire.